Buonasera ragazzi, eccoci qui con il nostro consueto appuntamento dopo la pausa legata alle festività pasquali. Sono trascorsi 15 giorni in cui i giorni antecedenti alla Pasqua e i giorni successivi alla Pasqua non abbiamo avuto attività in presenza, nemmeno l'attività laboratoriale, concentrandoci tutto sull'attività a distanza. Questo anche per, diciamo così, creare un tempo cuscinetto, come vi avevo detto, rispetto alla situazione dei contagi. Da domani riprendono con i calendari previsti e già comunicati attraverso Classroom e ogni giorno ci saranno alcune classi, alcuni corsi che svolgeranno attività in presenza con questo tipo di calendarizzazione. Come vi ho già scritto, 2 giorni alla settimana in presenza con orario 8-16, che per adesso, e attenzione a questa informazione, per adesso si concentreranno le attività in presenza sull'attività laboratoriale, poi con le settimane a venire inizieremo anche in presenza le attività in ambito teorico, quindi per quanto riguarda l'area integrativa. Dicevamo, a partire da domani fino alla fine del mese di aprile, 2 giorni alla settimana in presenza e 3 giorni ancora a distanza. Questo per rientrare sia in quello che prevedono i disposti di legge circa l'attività alla scuola secondaria di secondo grado di indicativamente una percentuale del 50% in presenza, sia per poter svolgere, come già consentito in precedenza anche quando si era in zona rossa, anche quando la scuola secondaria in toto era in formazione a distanza, per preservare, dicevo, l'attività di laboratorio. Ripeto, parte questa settimana in cui arriveranno anche ai vostri genitori, e parlo dei ragazzi dei percorsi FP, i pagellini informativi che rappresentano un po' l'ultima e più aggiornata fotografia in relazione a quello che sarà poi il rush finale che ci porterà alla conclusione dell'anno e agli esami per i corsi di terza e di quarta. Dicevo, esami che in linea di massima sono già stati pianificati nelle date. Abbiamo ancora uno scrupolo e attendiamo ancora alcune conferme prima di comunicarvi le date ufficiali. In questo momento le date che abbiamo definito sono oltremodo ufficiose per un motivo molto semplice, perché aspettiamo ancora alcuni dettagli per poterle confermare. Appena avremo sciolto questi dubbi, risolto questi dettagli, vi comunicheremo anche le date precise in cui si svolgeranno gli esami. Detto questo, concludo dicendovi appunto che riprendiamo l'attività in presenza. Riprendiamo l'attività in presenza, che però non vuol dire assolutamente che siamo tornati alla normalità. Anzi, purtroppo la situazione contagi ci preoccupa ancora molto. Quindi le solite esortazioni ripetute alla noia, che però ritengo importante ricordarvi: il distanziamento, l'uso della mascherina che copre naso-bocca, il frequente lavaggio delle mani. Ci auguriamo davvero che il rientro possa lentamente andare a crescere. Tutti sostengono che nel tempo, che è difficile in questo momento definire, attraverso il quale il numero di persone vaccinate andrà ad incrementarsi, si riuscirà ad ottenere quella tanto attesa immunità di gregge che ci auguriamo tutti ci consenta di tornare ad una vita pressoché normale. È chiaro che, come vi ho detto e come ho già detto in tanti dei miei interventi, è assolutamente, assolutamente impossibile definire dei tempi. L'unica cosa è proseguire sentendo che
quello che vi stiamo dicendo, quello che tutti i soggetti coinvolti affermano da molto tempo, va seguito. Le regole sono importanti per continuare in questo processo di normalizzazione. Certamente la nostra vita, certamente le nostre attività, certamente il nostro modo di essere è stato profondamente cambiato da questa pandemia. Non sappiamo e non è assolutamente possibile oggi, al di là di tutto ciò che si dice, pensare come sarà la fine di questo anno scolastico, diciamo soprattutto per quanto riguarda la presenza, e come sarà la ripresa del prossimo anno. In questo momento previsioni non ce ne sono e non è possibile fare. L'unica cosa che vi dico è che il lavoro nostro con voi è assolutamente centrato sul tenere il più possibile unita la nostra comunità. La comunità è rappresentata dalle famiglie, dagli allievi, al centro di tutto, e dal corpo docente. Bene, il lavoro di questi tre soggetti va nella direzione di garantire un, diciamo così, per quanto possibile, un ritorno alla normalità. Non sappiamo quando questo potrà avvenire, ma sappiate che lo sforzo va in quella direzione. Grazie ancora dell'attenzione, alla prossima domenica.